Ok, buonasera. Ok, buonasera. Ok, io faccio queste canzoni, sono scritte da me, ma più che cantate sono parlate. E, ok, questo è il primo brano. Tema abbastanza duro. Io non ci credevo che nel 2022 ci fosse ancora gente che parla di bombe nucleari. Insomma è così. Non so dove può andare un ragazzo di 20 anni, 30 anni, 40 anni. Io so solo che una volta mi trovavo a Varese. Mi ha detto, ho preso un acido e c'è un tizio, e c'è un tizio che mi punta dalla luna. Mi tiene sotto tiro dalla luna. C'è un uomo che mi tiene sotto tiro dalla luna. Tua. Vestiti in tracca e tua mi tiene sotto fino alla luna, nel suo mirino, in qualsiasi direzione, mi sento un bersaglio illuminato, in questa notte senza luce, riempita di ombre, mi tiene di mira, target illuminato, per tutto il perimetro d'azione, c'è un uomo che mi tiene sotto fino alla luna, con un fucile di precisione, non ho bandiera se non la sua, un killer mi viene sotto tiro dalla luna, bersaglio illuminato dalla luna, sguardi il suo veto, sguardi il suo veto. Pensa alla gioia. In estasi, come un elicottero, un
elicottero. Effe mi guardava con occhi di superba superiorità. Effe, ti posso fare scuola di chimica, Effe. Bacia la sposa, bacia. E buon divertimento nella tua discoteca lombarda, buon divertimento. E buon viaggio, idiota. Buon viaggio, idiota. Io non è questione, non ho proprio voglia di cantare, non mi interessa più cantare, ci sono tanti bravi cantanti, per cui io punto le parole. Ok, il prossimo pezzo parla di persone, siccome c'era la pandemia, mi sono messo a parlare con le mistress, quelle che chiedono i soldi per farsi recare i piedi, quelle cose lì, volevo capire che mentalità avevano. Veramente ho parlato con gente di Roma, di queste cose. Ho scoperto tanta umanità e preparazione, cioè persone laureate che di giorno fanno le dirigenti e di notte amano questo mondo. Io tratto di queste cose, lo faceva anche Lou Reed, Vasco Rossi è copiato da Lou Reed, si dice, io non lo dico, per me no, però ognuno può dire quel che vuole, e mi ispiro a questo mondo. Bella Lugo si vive! Bella Lugo si è vivo! Uno spettro, col suo incedere ormai flebile ed etereo, ricorda la mia ombra che qualcuno disse semi dimenticata realtà perduta. Quanto caduce sia la natura di ogni vanità, leccare e marchiare, leccate i suoi stivali, a lei piace! E non dite così, che l'ho visto, leccate gli stivali. 1, 2, 3, 4. Era sola, abbandonata nel buio scuro della sua anima. Non c'era luce, sebbene intanto insipide risate di circostanze che riempissero il pesante del giorno, ma si proseguiva. Seguì una tigre interiore che ne assumeva implacabile, andava saziata.